Ragazzi, mi sa che sono tornati per davvero, perché oggi il Napoli è stato più forte della mia sfiga al Fantacalcio, ormai risaputa da tutti, perché non penso sia uno spoiler per il video di mercoledì prossimo del prossimo episodio del Fantacalcio. Meret, in porta, secondo clean sheet nelle ultime tre partite, e Osimhen, nonostante che se ne possa aver dette, secondo gol consecutivo. E se non bastava la mia sfiga al fantacalcio, la sfiga che porto alle maglie delle squadre da calcio, perché oggi mi arriva questa del Brighton, il Brighton ne prende 6, quindi insomma io sono l'oiettatore per eccellenza. Più se inizialmente si poteva pensare, cavolo, Napoli ha battuto l'Udinese 4-1 in casa, ci mancava pure che non riusciva a vincere una squadra che ha concesso 3 gol in casa in un tempo alla Juve, benissimo. Oggi però vanno a battere, a rifilare in 4 giorni 8 palloni in 2 partite diverse al Via del Mare a Lecce, che in 2 anni solo una volta aveva subito più di 2 gol in casa, col Bologna all'ultima giornata dell'anno scorso, con la guida Baroni, che è sempre stato uno bravo a non a fare troppi gol e non subirne troppi. Oggi Leicester, Juventus, che per molti aveva fatto comunque un risultato importante, fondamentale per sorpassare il Lecce in classifica, mi sa che adesso il Lecce tornerà a fare le sue umili cose, anche perché comunque era difficile poter pensare che potesse fare molto altro. Oggi, da nominarlo perché non appare nei marcatori e si potrebbero spendere belle parole per tutti, anche per gli assist, man, perché ci sono anche quelli da evidenziare, delle mosse di Rudy Garcia, Nathan, terza presenza di fila, ecco che forse adesso questo ragazzo che ha smaltito gli infortuni, gli si è dato il tempo dal Bragantino di capire che cosa fosse la Serie A, oggi 7 in pagella per lui, dimostrazione che magari, certo, da arrivare a essere Kim lo vedremo anche nelle grandi notti, che in questo momento il Napoli a livello di avversari ha potuto, diciamo, scontrarsi contro di esse soltanto contro la Lazio, dove ancora non era presente il brasiliano, no? E la prestazione è importante. C'era Krstović e comunque le ha provate in tutti i modi. C'era Ankvist, comunque ha sbarrato la strada. E Rudy Garcia è riuscito anche a, da quella trasferta di Bologna, che quella sicuramente magari aveva un quoziente ancora più alto di difficoltà, dove aveva cercato, secondo me, più di difendere che limitarsi, cioè si era più limitato a organizzare la squadra per non farla subire, lasciando l'attacco un po' a praterie, diciamo, con chilometri di distanza tra Victor e il resto della squadra. Oggi riesce anche tutto il resto, riesce anche a mettere nella mischia Simeone dal primo, che se la meritava la chance per come era subentrato in modo importante contro l'Udinese, perché poi c'è Napoli-Real Madrid, Pioli parla di Juventus favorita per lo scudetto perché non ha le coppe, ma comunque domani ci aspettano quelli lì e non avremo né Vlahovic né Milik, quindi direi che la squadra favorita per lo scudetto resterà sempre quella che l'ha vinta l'ultimo anno, o quella che l'ha vinta l'anno scorso, o quella che l'ha vinta 2 anni fa. Possiamo rimanere nel gruppo di queste 4, che sono le ultime 4 che hanno vinto realmente lo scudetto, per poi passare a tutte le altre. Quindi potremmo dire che oggi il Napoli ci ha fatto un favore perché ci ha levato una rivale, no? Di quelle extra, come dice Allegri, che Napoli e Inter Milan sono di un altro livello, noi dobbiamo arrivare tra le prime 4. Beh, allora il Lecce rimane dietro, cosa potremmo pensarla così tra un fare e l'altro? Insomma, mettere nella mischia Simeone, che comunque si sbatte, prova con un tiro anche a decidere la sua seconda partita consecutiva, un giocatore che, ricordiamolo, dovrà essere il titolare nel mese di gennaio, di febbraio, di questo Napoli, quando Osimhen non ci sarà, e poi sapremo del futuro di Osimhen quello che sarà sicuramente da gennaio in poi, perché poi fino al 31 dicembre sto giocatore sta lì e non lo puoi schiodare. E anche Lindstrom oggi vediamo dal primo minuto, giocatore che ha Danimarca, gioca come ala sinistra nel 3-4-3, qui viene proposto a destra, magari sembra non avere queste caratteristiche per poter giocare da trequartista, insomma va inserito anche lui, oggi qualche strappo, viene bene a legare il gioco tra le linee e comunque abbiamo visto anche lui, quindi un altro volto che ovviamente dovrà anche lui avere il suo senso, perché si vede palesemente che appena ne ha la possibilità Rudy Garcia vuole rimettere in campo il suo Politano, vuole giocare con quel tridente Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, oggi magari non ha messo immediatamente Politano all'inizio della ripresa, ma comunque Osimhen l'ha ributtato subito nella mischia. È ovviamente un allenatore che innanzitutto sì, vuole vedere questi giocatori, ma non è che poi si mette nella testa oggi, come qualche allenatore avrebbe potuto fare,
voglio fare sto turnover, lo faccio per davvero, invece no, ricorre a Osimhen comunque per voler chiudere la partita, che entra comunque bene, carica la squadra, atteggiamento, sempre ad applaudire i compagni, guardato molto bene, sì, non riesce a rifinire un'azione dove magari poteva darla in mezzo per la clamorosa doppietta di Gaetano, non riesce magari a fare alcune cose, però nel gol di Gaetano è lui che recupera palla, è lui che va proprio a dominare quel duello con Baschirotto e a vincerlo di strapotenza nel secondo tempo. Atteggiamento propositivo, lascia il rigore a quanto pare adesso a Politano e io da una parte sono anche contento perché me stava a venire il batticuore, sai, finiamo la partita, ci teniamo quel 10, io guardo al fantacalcio per i rigoristi, è bello, so più 3, importanti, ma io tanto il rischio del meno 4, perché poi meno 4, perdi un punto di voto, perdi 3 di rigore, ma perché? Siamo generosi. E va bene così, tanto possiamo dirlo, non avevo nemmeno contro Politano qui, ha lasciato rigore. Poi, che altro possiamo dire? Lecce, che, ripeto, è una squadra che rimarrà in quel discorso. Ecco, più che altro io sto già pensando a domani. Domani è una partita dove effettivamente avremo pochi cambi, perché Miretti e Fagioli può essere uno di questi. Ealing può essere una sorpresa se proposto come da mezzala, da seconda punta, come cambio a Chiesa. Mi verrebbe da pensare, come esterno sinistro ci può essere un cambiaso per un Kostic, un UEA per un McKennie, ma siamo risicati. Addirittura l'unico che doveva essere assente nell'Atalanta, a parte il claudicante, il lungotenente, il box backer o Mari, anche messo fuori squadra, De Ketteler è rientrato. Per Gasperini c'è più ottimismo, quindi ci sarà anche lui. Beh, non questo per domani, per noi sarà un test clamoroso, perché da quello che ha ridetto Giuntoli oggi nell'intervista, ci colleghiamo anche un attimino in Napoli con questo discorso, è quello che poi ti ha fatto capire che tu domani devi andare lì anche per far capire che tu devi essere superiore a questa squadra e sfruttando il fatto che poi Atalanta un minimo a testa forse in Portogallo alla sua partita con lo Sporting ce la dovrà avere, però è normale che giochi al Gewiss l'anno scorso chiusa, vinta 2-0 al 93esimo al contropiede, sappiamo l'Atalanta quanto comunque è stata negli anni una trasferta dove appunto l'anno scorso poi basta vincere, abbiamo sempre al massimo pareggiato con Danilo che si sbraccia da quando è iniziata l'era delle sconfitte, della panterera, da Sarri in poi, oserei dire che poi è stato sempre molto tosto. Per noi domani sarà fondamentale queste, le partite con la Juventus con l'Atalanta, quella che arriverà con il derby, quella che arriverà con il Milan, sono avversari già di un certo livello che per esempio il Napoli ancora non ha affrontato nel suo percorso. Il Napoli giustamente doveva rientrare lì, giustamente era di inerzia il suo rientro. Oggi, diciamo, tra oggi e domani vedremo se per Lazio e Roma ci sarà un'ultima chance per rientrare in questa corsa. Oggi Lazio molto complicata, oserei dire. Roma domani quasi ultimo treno per poter dire sì. Io ancora quando commento la Roma leggo di persone che dicono mai sottovalutare questi che ci mettono 2 secondi a ritornare su. Molto bene. Il calendario della Roma però non doveva dire questo. Doveva dire che per quello che aveva affrontato doveva avere tanti più punti. Va bene. Oggi cadono dei miti, ma ritornano le solite conferme. 0-4 a Lecce. In realtà neanche una conferma. Lecce di solito non ne prendeva mai così tanti. Ci vediamo dopo con Milan-Lazio e se succedono cose assurde anche per l'Inter.